Pier Giorgio Tonellotto, sindaco, ex sindaco ed ex vice sindaco dal 2002 al 2012 qua nel comune di Vallanzengo. Una persona che conosceva molto bene Gabriele Cavallin, appunto la vittima dell'omicidio di Vallanzengo. Come faceva a conoscerla? È stato con me 5 anni in commissione edilizia e credo che il suo lavoro lo conoscesse bene, specialmente il lavoro sul legno e il lavoro sulla pietra. Era innamorato del suo lavoro perché mi ha dato dei consigli ottimi, fra cui il tetto dell'ex forno nostro, che è stata una sua idea, un suo consiglio. Non buttare giù tutto, ma rifare il tetto in un modo particolare come si faceva una volta nei vecchi tempi nostri, tenendo tutta la struttura vecchia e facendo quella nuova perché non entrasse la pioggia. Ecco, quindi una persona competente, dedita appunto al suo lavoro, lei che lo conosceva bene, in qualche modo sapeva di sue frequentazioni strane oppure no? Io ho fatto ancora 5 ore con lui al mese di maggio del 2012 che siamo andati a Europa a piedi. È stato con me mio cognato dalle 3 del mattino alle 8 e mezza, 9 che siamo arrivati su Europa ed era molto. Avere un compagno di camminata così è molto molto affascinante perché si parlava delle montagne, si parlava dei passi, andiamo piano, andiamo forte. Ed era molto una persona che amava la vita sicuramente, amava la montagna, amava il lavoro. Secondo me il paese è ammutolito anche perché non si sa dire, non si sa spiegare il perché. Quindi appunto le notizie che trapelano in questi giorni di una sua doppia vita, in qualche modo legata all'imprenditoria, al sottobosco dell'imprenditoria e magari anche a una vita privata non troppo trasparente, insomma, è un po' un fulmine a ciel sereno. Secondo me sì, secondo me sono E non se giornalisti, ne sapeva nulla. non si sapeva niente, sicuramente i giornalisti devono riempire il giornale, è un modo per riempirlo anche questo, per fare delle ipotesi. Siamo tutti in attesa di sapere il perché, non cambierà niente perché lui non ci sarà più, però almeno per i suoi ci sarà un modo per piangerlo in un modo sereno almeno.